In compagnia delle professoresse Messano e Di Giuseppe per aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sul progetto che vedrà i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gino Lossivairo di Agropoli per la seconda volta realizzare un'esperienza unica. E allora raccontiamo un po' quest'anno come sarà strutturata questa iniziativa. Allora, quest'anno andremo a rappresentare l'opera Turandot di Giacomo Puccini. Un'opera, alcuni dei brani sono molto conosciuti, abbiamo Nessun Dorma per esempio che è famosissimo, per cui i ragazzi si stanno impegnando e soprattutto sono entusiasti di realizzarla altrettanto rispetto all'anno scorso. Abbiamo più ragazzi che parteciperanno al progetto, oltre ad avere una piccola parte della scuola anche primaria di Giungano, i ragazzi delle nostre classi ad indirizzo musicale sono aumentati e anche i genitori che parteciperanno poi come spettatori sono addirittura quasi triplicati. Andremo in più, quasi 500 persone andremo in teatro il 20 marzo, per cui sarà un'esperienza che l'anno scorso ha lasciato il segno. Infatti quest'anno abbiamo quasi triplicato il numero tra ragazzi e accompagnatori. Quest'anno Turandot, come ben sappiamo, è ambientata in Cina, per cui i ragazzi avranno i costumi cinesi, praticamente delle casacche e poi degli accessori molto 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 simpatici, in particolare i ragazzi delle treccine lunghe, che anche le ragazze con lo chignon con delle acconciature molto molto particolari. Inoltre quest'anno al nostro progetto si è aggiunta anche la scuola primaria di Giungano, in particolare le classi quarte e quinte della scuola primaria appunto, che sono guidate dalla professoressa Visco Rosa, che ci ha dato appunto il suo contributo, e quindi quest'anno l'abbiamo esteso anche ai bambini più piccoli, proprio perché appunto la musica deve coinvolgere tutti, non soltanto i ragazzi della scuola secondaria, in particolare quelli dell'indirizzo musicale. Questo progetto ha già visto i docenti recarsi a Napoli per 3 incontri di formazione che si sono tenuti proprio nella sala del Teatro San Carlo con maestri, con direttori d'orchestra, quindi ci siamo recati a Napoli e abbiamo fatto formazione. E ora aspettiamo i formatori che verranno qui, probabilmente quest'anno saranno 2 cantanti lirici e verranno appunto a raccogliere i frutti, ossia ad ascoltare i ragazzi, quindi a valutarne la preparazione e a dare gli opportuni suggerimenti.